tasse e sacrifici sui più deboli, aumento dell'addizionale IRPEF, aumento dell'IMU, aumento dei costi per le famiglie, taglio drastico della spesa sociale, nessun piano di recupero per l'esenzione fiscale, nessun abbattimento significativo dei costi politico-amministrativi. Questo l'elenco presentato dai sindacati che oggi hanno manifestato davanti al Comune di Pescara in attesa dell'approvazione del bilancio. Si fa una scelta di colpire e di recuperare i debiti di anni fatti da questa amministrazione le fasce più deboli della città, e questa è una cosa inaccettabile, anche perché politicamente una giunta di centrosinistra è riuscita a fare qualcosa di peggio che nessuna giunta di centrodestra è riuscita mai a fare. Una mobilitazione generale con tutte le segreterie dei pensionati e dei lavoratori che sentono di essere i più vessati dalle manovre fiscali in atto. Contro il Comune di Pescara, perché ancora una volta fa pagare la loro mala amministrazione agli cittadini, e quindi siamo tutti quanti impegnati a fare in modo che capiscano che non possono essere solo i soliti noti, cioè pensionati e dipendenti, a pagare queste tasse. Questa amministrazione mi sembra che abbia abbassato anche l'esenzione del minimo dei redditi da 15 a 10 mila, e noi protestiamo anche per questo, perché in un momento di difficoltà dovrebbero aumentarlo, invece questi li abbassano.